Presenza importante per Giustizia Donna con il presidente Biancifiori, perché abbiamo la presenza del ministro Lollobrigida per questo evento 3 giorni a San Benito del Tronto, quindi anche per quanto riguarda Giustizia Donna una presenza molto importante. Sì Carlo, buonasera a tutti, sono molto lieta di avere il ministro qui con noi e vorrei appunto un attimo addentrarmi nel discorso della discriminazione delle donne in ambito agricolo. I dati Istat ci dicono che le donne impiegate in agricoltura sono circa 233.000 e molte di queste donne subiscono discriminazioni non solo a livello salariale ma anche per quanto riguarda l'orario di lavoro e soprattutto purtroppo nell'espletamento dell'attività lavorativa subiscono abusi, molestie e questo anche nel momento in cui vengono trasportate da una zona all'altra. Quindi questa discriminazione delle donne purtroppo si manifesta anche nell'ambito dell'agricoltura. Oggi abbiamo appunto il ministro che potrà un attimino. Chiediamo, ecco, qual è la risposta istituzionale a questo fenomeno, ministro? Intanto mi permetta di ringraziare per l'impegno Giustizia Donna e salutare tutte le associate, è un impegno importante a tutela delle donne. Parliamo di una piccolissima parte di persone sfruttate, una sola donna sarebbe grave lo stesso e bisogna essere attenti. Io devo dire che invece nel mondo dell'agricoltura ci sono tante imprenditrici di valore, tante operatrici di valore che lavorano come è giusto, avendo il giusto salario, avendo il giusto trattamento. Per tutto ciò che invece deve essere perseguito in termini penali e in termini anche di sanzioni da ogni punto di vista civile, noi operiamo con tutte le nostre forze e anche con le istituzioni che devono perseguire qualsiasi forma di reato di sfruttamento e anche con il mondo associativo che puntualmente, qualora ci faccia avere delle casistiche specifiche, ci permette di allertare chi ha competenza dal punto di vista penale e ovviamente per quanto ci riguarda anche per attuare tutti gli atti che cerchino di cancellare ogni forma di discriminazione, evidentemente anche e soprattutto nei confronti delle donne. Questo è un impegno che un governo guidato da una donna ha come priorità. Grazie ministro. Grazie a voi. Grazie presidente. Grazie.